Le famiglie ad aiutare a fronteggiare inflazione e aumento dei costi, ma anche sostegno alla natalità. Sono queste le finalità del finanziamento di 800.000 euro approvato dalla Giunta della Regione Veneto. Ma noi ci muoviamo sul piano triennale che segue la legge del 2020, proprio sostegno alla famiglia e alla natalità. Oltre agli interventi che conosciamo, quelli di sostegno alle scuole materne, agli asili nido, i 31 più i 4 milioni insomma, che ogni anno mettiamo, abbiamo già un bando già uscito, già assegnato con 10 milioni legati alla prima volta anche al Fondo Sociale Europeo, proprio sulla povertà educativa, sulle famiglie multiproblematiche e sull'equipe multidisciplinare proprio a sostegno di queste famiglie. Sono in arrivo poi dei fondi per le famiglie fragili che includono chiaramente le famiglie con orfani, le famiglie con genitori divorziati oppure le famiglie numerose. Stiamo anche sperimentando e sarà in arrivo anche un finanziamento specifico di circa 5 milioni legato appunto alla sperimentazione del fattore famiglia legato alle rette degli asili nido, quindi 0-3 anni, in cui noi andremo ad aiutare quelle famiglie appunto legate a delle condizioni che sono non solo le condizioni legate all'ISE, quindi l'ISE economico, la valutazione economica, ma anche a come è composta la famiglia, quindi se ci sono quanti minori, se ci sono dei disabili, se la famiglia ha una casa di proprietà o in affitto, proprio per cercare di avere un parametro più equo possibile. Ovviamente il problema dell'inverno demografico è un problema non solo veneto, è un problema nazionale su cui io credo bisogna fare degli interventi strutturali importanti e il governo, insomma l'assegno unico, insomma alcune iniziative vanno in questa direzione. Per quanto ci riguarda noi cerchiamo di investire soprattutto per quanto riguarda i servizi educativi, la fascia 0-6, quindi non solo nel cercare di mettere delle risorse in più ma di andare incontro appunto per dare quel sostegno e quella conciliazione dei tempi di lavoro alla famiglia che sappiamo deve avere tutto il diritto di avere una famiglia, di crearsi una famiglia, ma anche di poter lavorare. Ci sono dei sostegni anche ai neogenitori con le alleanze territoriali per le famiglie, che sono appunto delle alleanze trasversali territoriali dove ci sono enti pubblici, enti privati, enti del terzo settore che accompagnano le famiglie, ma siamo addirittura d'arrivo con un altro bando per quanto riguarda sempre il Fondo Europeo di sostegno alla genitorialità, ossia i primi 1000 giorni del nato, della persona appunto che si appresta alla vita, nel seguire non solo la famiglia, la mamma, ma anche tutte le fasi appunto più delicate che sono appunto i primi 1000 giorni. Oggi non ho un numero perché voi capite sono famiglie molto variegate, sono le famiglie numerose con più di 4 figli, abbiamo all'interno le famiglie con i parti trigemellari, sono rimaste poche, dobbiamo dire la verità, abbiamo le famiglie appunto dove ci sono dei minori che sono rimasti orfani di uno o anche di due genitori, all'interno di questo ci sono anche le famiglie che sono orfani di femminicidio, abbiamo le famiglie che hanno anche appunto dei problemi legati alla separazione dei genitori, quindi è difficile fare un conteggio, ma sono oggi le cosiddette famiglie fragili o multiproblematiche.